Ciao ragazzi, questo è quello dei microfoni, giusto. Allora, ciao ragazzi, questo è Pape, Gamers & Co. Oggi ho voluto fare un piccolo vlog per parlare con voi di qualche fumetto e come ho già fatto nel vlog precedente con Devile, che saluto, abbiamo parlato quella scorsa volta di videogame, di applicazioni, cioè di un'applicazione utile che riguarda i manga. E ho voluto continuare sulla scia e andare e parlare di qualche fumetto. Il primo fumetto che prendo, vi faccio vedere, è questo, Spider-Man. È degli Zanna Blu, è una serie Zanna Blu, penso, ma penso proprio sì perché è così. Si è preso in giro di Zanna Bianca, è il nome preso in giro. E questi due ragazzi, barra signori, come si chiama, come posso dire, disegnano, sono Stefano Bonfanti e Barbara Barbieri, almeno così c'è scritto, e fanno questi fumetti che sono delle prese in giro di grandi classici, che siano fumetti o film o libri. Per esempio io ne ho tanti, adesso sto cercando la collezione intera, oltre a Spider-Man ho Ghost Whistle, no, qua, I Maiali dei Caraibi, Kill Pig, Star Porks, qua, Harry Porker e il Signore dei Porcelli, che sono soprattutto Harry Porker, il Signore dei Porcelli e almeno io da quando ero più piccolo, il Signore dei Caraibi. È un po' come noi chiamavamo per prendere in giro questi fumetti, signore, fatti Harry Porker, tutti li avremmo chiamato almeno una volta Harry Porker. Quindi vi consiglio di prendere questi fumetti, sono molto simpatici e divertenti, non sono neanche tanto lunghi e costano 5 euro, ma sono, io veramente ve li consiglio, vedete, sono così in bianco e nero, molto belli, sono anche ben disegnati, tu potrai pensare che siano una cavolata, invece no, sono anche molto strani in alcuni disegni, poi sono simpatici perché c'è questo primo personaggio che si chiama Zanna Blu che parla in un modo tutto suo. E io ve li consiglio, comprateli. Non posso, barra, non so dirvi dove potete trovare questi fumetti perché prima erano venduti alla Ghostbusters, sì, alla Blockbusters. E ora, avendo chiuso, sono difficilissimi da trovare. E io questi qua, tutti questi qua, tranne Spider-Man, li ho presi da Blockbusters. Spider-Man l'ho trovata a una fiera, era l'unico che avevano in tutta la fiera, ed era la fiera di Ro. Visto che io abito a Milano, sono andata alla fiera di Ro perché ero molto interessata a queste robe così dei fumetti. E l'ho trovato, ho avuto una fortuna incredibile e l'ho comprato. E niente, vi consiglio solo di comprarli. Ora andiamo avanti con altri fumetti. E il prossimo fumetto che vi faccio vedere ne ho solo due perché ne ho iniziato a prenderli da poco. Sono i vecchi fumetti di Capitan America. Vedete? Ho questi qua, odorano ancora di vecchio il fumetto, e sono a colori, quindi parliamo non tantissimo tempo fa, ma anni 90, 80, più o meno, proprio 90. E sono belli, vedete, sono come, almeno io li amo, cioè io li amo i fumetti, così, cioè con la copertina fatta di carta, perché mi piace sentirli proprio, vedete, sentite il rumore. E questo rumore a me piace un casino. E ne ho presi due, fino adesso ho presi in una fiera anche questi due. E molto belli, parlano della Justice League, che è la lega, quella degli eroi comandata da Nick Fury. E niente, anche questi qua ve li consiglio, questi ovviamente non so dove trovarli. Perché, come ho detto, io li ho presi in una fiera e non saprei dove consigliare di trovarli. Io li prendo in quella fiera lì e basta, li prendo lì e niente. Andiamo avanti. Ho questo fumetto. È l'unico e il primo che ho preso e non so se ne prenderò altri. Si chiama Criminal perché sono difficili da trovare. E questo è un fumetto vecchissimo. Ci sono ancora le lire, 150 lire. Quindi parliamo prima del 2000. E in bianco e nero questo qua. E praticamente Criminal è la storia di questo. Pure per adulti, sono pure trasgressivo. Non so ancora bene spiegarvi la storia perché non l'ho ancora iniziata perché ho letto Capitan America. E
penso sia di questo ladro barra assassino che fa le rapine e gli omicidi. Non saprei dirvi sinceramente perché non l'ho ancora letto. Però a quanto pare è tipo la Diabolik, però sembra un pochino più violento. Quello io anche quelli li ho presi insieme a Capitan America, infatti ho preso Criminal Capitan America e me ne hanno regalato uno perché erano vecchi, molto molto vecchi. Per finire, o forse no, vabbè, poi ovviamente vi consiglio Diabolik, ho tutta la collezione di quelli vecchi delle ristampe. E ora andiamo avanti con l'ultimissimissimissimi due, che sono, come tutti conoscete, la serie TV, e come tutti saprete siete molto appassionati di fumetti, di manga e della serie TV, i fumetti Dragon Ball. Sono stupendi, io li prendo, li vendono anche in edicola, io preferisco prenderli perché sono settimanali, mi sembra. Il primo, no, il tredicesimo l'ho preso, che è questo qua, l'ho preso in edicola perché lì l'avevo trovato. Mentre il primo, che è questo, l'ho preso da Super Gulp, che è un negozio che c'è qua vicino a casa mia, l'altra parte della strada, che vende a tutta la serie. Quindi ogni tanto vado lì, magari faccio qualche scambio con loro o li compro, perché veramente sono molto appassionato di questi e di fumetti in generale. E niente, era solo, volevo fare un piccolo vlog, così, avendo già fatto quello vecchio con Levi, ma volevo farne uno io da solo, per vedere se vi piaceva. Vi ringrazio per i seguaci su Instagram, i mi piace su Facebook e gli iscritti al canale YouTube. E niente, ciao, ci vediamo al prossimo video. LOL!